è sempre lì in bilico, sempre lì lì per, insomma, per saltare come panchina, perché non riesce, l'attacco non segna per Milan. Esattamente, l'attacco non segna, Bacca è l'unico uomo che prova a buttarla dentro, ma non, alla fine non è sufficiente per il Milan. Poi investono molto nel mercato, magari anche sbagliando. Io ho sempre detto che Bertolacci e Romagnoli erano troppo ipervalutati. Infatti attenzione, perché poi dovrebbe tornare proprio Romagnoli contro la Roma. Out Montolivo, questa è la probabile formazione del Milan, dopo l'affronteremo con gli amici Valerio Valeri e Lorenzo Rossi tra pochissimo in collegamento alla Tana dei Lupi. Poi c'è ancora il Milan bloccato sul mercato, però sembrerebbe che invece l'altra faccia di Milano, appunto l'Inter, per quello che riguarda il mercato, cerca dei giovani. Uno su tutti a Widmer, però l'Udine, da Udine hanno detto, l'Udinese appunto, Inter, Widmer via solo a giugno. Questo è stata la risposta del padron Pozzo. Inter che sembrava su Calleri, questo giovane che proviene dall'Argentina, però poi è saltato tutto, a quanto pare non ci sono stati di retroscena interessanti, quindi non la riportiamo. Per quello che riguarda Widmer c'è anche la Lazio, poi ne parleremo ancora con Marco Misseri e gli amici del Nido delle Aquile, perché la Lazio c'è concorrenza all'Inter per Widmer, ma è scatenato questo duello Samp-Liverpool per Ranocchia, attenzione. Quindi partente, come anche era dato partente Santon, insomma tante in uscita, però appunto in entrata l'Inter sembrerebbe bloccata. Quindi Inter e Milan, calcio milanese bloccato, no? Beh, ma l'Inter sta bene così, quindi anche accrescere la rosa, cambiare delle cose, può, bisogna pensarci bene, perché può far saltare l'equilibrio, no? Quindi la squadra continua a vincere, sei la capolista. Secondo me va bene avanti così, anche perché comunque ha già speso molto l'Inter. Esattamente, andando a vedere invece quelli che sono i principali, le principali notizie, diciamo di calciomercato, andando a vedere anche quelle che sono tutti gli accordi ufficiali al momento, sembrerebbe che non ci sono dei grandissimi movimenti. C'è l'Everton, per esempio, sembrerebbe Lukaku in uscita verso il Manchester United, mentre Drefrel del Sassuolo è nel mirino del Crystal Palace. Queste sono degli ultimi aggiornamenti. È scatenato più che altro in Italia il Napoli, perché ci sono vari nomi di mercato. Andando a vedere un pochino il calcio nella città campana, Maximovic sembrerebbe che c'è un accordo, poi un rallentamento. Urbano Cairo vuole più soldi, il totale è un 21-22 milioni a quanto pare. E poi ci sono tanti nomi a centrocampo, delle trattative col Bologna, Zuniga, Masina, poi André Gomes, sono degli obiettivi importanti. Ma anche lo stesso Kramer del Bayer Leverkusen, ricordiamo classe 91, è seguitissimo dal Napoli. Secondo te il Napoli ha bisogno di tutti questi nomi? Anche uno su tutti, Soriano, la pista Soriano, anche Vesino della Fiorentina? Soriano può dare quella cosa in più, Vesino non ci credo qua così tanto. Il Napoli penso anche un problema di testa, quando sbaglia alcune partite, io penso che sia più una cosa di allenatore, di staff all'interno, perché comunque i giocatori ce li ha una buona rosa. Semplicemente deve avere più la vittoria nel suo sangue, deve cercare di stare tranquillo, ragione da grande club, ecco, se vuole arrivare a grandi risultati. Assolutamente sì. Per quello che riguarda Cagliari, venerdì ci saranno le visite, anzi era proprio oggi le visite, appunto l'8 in Uruguay, poi il prestito al Bologna, e da luglio appunto sarà tra le file nerazzurre. Questo è quello che trapela. Tra l'altro c'è l'agente di Eder a Milano. Eder, uomo caldissimo di calciomercato, anche lui sembrerebbe tra i partenti, mentre la Lazio appunto sempre con Co tra i partenti. La Roma invece, caro Mauro, è in momento di stallo, no? Mercato bloccato, non si riesce a capire cosa sta succedendo, la società giallorossa. Sì, si parlava tanto di Perotti, no? Dal Genoa. Però sinceramente è un altro esterno alto, e tu ce n'hai vari di esterni. Se ti faccio l'elenco, insomma, Salah, Gervinho,
dentro Renzi, lo stesso Sadiq può far giocare. Insomma, non si capisce perché un altro esterno quando a destra c'hai Florenzi rimaneggiato dietro, poi hai Maicon che sa che può fare una partita sì, una no, e Torosidis che non è, diciamo, all'altezza, è un po' di seconda mano, diciamo, rispetto al resto della rosa che hai. A sinistra è solamente Digne, che devi sperare che non si infortuna né niente e che non esce mai a tirare fiato, perché devi giocare tutte le partite. Iturbe, allora, ricordiamo, è andato al Bournemouth. Sì. Se n'è andato, nessuno lo rimpiange. Penso nessuno lo rimpiange. Quindi alla fine soldi buttati così. Sì, sì. E se doveva capirlo prima, secondo me devono capirlo prima che il giocatore non era da Roma, non era come ci si aspettava, in modo da poter rientrare maggiormente, insomma, dell'investimento fatto. La cosa è perché non si è cercato avere un terzino sinistro, uno destro o entrambi, o anche un difensore centrale. Un altro dubbio è perché tu hai Gionberg, ha giocato anche contro il Chievo, che è un difensore centrale sulla carta, e tu lo giochi ala, lo metti come ala, centrocampista alto, che è una cosa assurda, fa giocare così un giocatore in un 4-3-3 e lo metti come esterno. Non succede manco se vai a giocare con Football Manager. Anche perché dici, ok, ha delle caratteristiche come ala, ma quindi non ce l'ha come difensore centrale? Perché lo devi schierare così? Queste sono le cose che non capisco, e non capisco come si sta muovendo Sabatini, perché adesso lui va a periodi così, diciamo, mo c'ha questa specie d'amore per Perotti e il Genoa, e non... quando secondo me le priorità sono altre della Roma. Si parla un po' di Debussy, però anche Debussy è da un po' che non gioca, quindi è un po' un'incognita, mi devi vedere. Però serve assolutamente averci qualche rinforzo, perché la Roma li fa i gol, l'abbiamo visto con Chiavo, ne fa 3, il problema è che ne subisce in altri 3. Sarebbe il caso di rinforzare la difesa e di sistemare, scusa, certe cose. Per esempio, un tifoso che scrive a Castagne mangiava le 5 di fila, e Castagne fa magari, come a dire che lui vorrebbe, però il mister lo vede, non lo vede così la prima scelta. E insomma, spero ci sia qualcosa dietro, che magari non è così in forma Castagne, che magari intendesse dire non ce la faccio, perché preferire Rudiger a Castagne mi sembra una cosa un po' azzardata. Andando a vedere invece quelli che sono i principali... Ah, scusa, in uscita però si parla di Cole che va al Galaxy. Ah, Ashley, okay, Cole, quindi, che è fuori da Rosa, fuori come dal progetto. Come i diciamo. Sì. Dal 4 gennaio è partito il calciomercato, lunedì 4 gennaio, e si concluderà lunedì 1 febbraio 2016 alle ore 23, quindi ricordiamo. E poi al momento le squadre forse per le giornate di campionato sono in un momento... di pausa, non si capisce, pochi acquisti, poche partenze. C'è da segnalare comunque il Milan che riprende Boateng dallo Schalke e lascia al Genoa Suso, mentre andando a vedere, come dicevamo, la Roma, Iturbe è partito per il Bournemouth, mentre la Sampdoria prende questo Ricky Alvarez tra gli svincolati, quindi un ritorno nel nostro campionato dopo l'Inter, approda la Sampdoria. Il Verona prende Manuelsson dal Milan, comunque era già svincolato da precisare, da via Marquez e Matuzalem. Poi la Lazio si prende questo Bisevac dal Lione, che secondo me non è un buon giocatore, però sentiremo gli amici della Lazio. Per quello che riguarda poi il Carpi, sembrerebbe che col Genoa al momento è quello che ha fatto più acquisti, con Daprelà dal Palermo, Crimi dal Bologna e Swagger dall'Atalanta. E poi il Genoa invece ha preso Rigoni dal Palermo, Suso dal Milan appunto, e Bruno Gomes dall'Internazionale di Porto Alegre. Queste sono le principali notizie di mercato. Caro Moro, questo è un po', diciamo, un po' in stallo. Anche la Juventus al momento non è particolarmente attiva sul mercato. Roma e Lazio le abbiamo sentite, mentre tutte le altre, ecco, il Napoli sembrerebbe quella più scatenata a quanto pare. Tanti sono i nomi, però al momento poche sono le certezze. Sì, io stavo un po' vedendo, perché la prossima sfida della Roma sarà proprio contro il Milan, contro due allenatori un po' sulla graticola, Garcia e Mihajlovic. Tra l'altro si parla molto di un'alternativa a Garcia, per esempio Lippi per 6 mesi e poi Conte. Anche se Moggi si esprime, ha detto che Conte a Roma è una cosa da fantacalcio, da fantamercato, nel senso che non ci crede. Invece dopo l'Europeo io ce lo vedrei molto bene Conte, anche se è stato un po' il nostro principale nemico contro la Juve, perché è uno che sa fare il lavoro suo.
Stessa cosa Mihajlovic, ha questi problemi sia di spogliatoio sia di risultati, perché ho visto che sono 8 partite durante nel campionato, ha fatto 8 partite senza fare gol e 5 di queste in trasferta, quindi insomma sono risultati insomma che, ecco, che non fanno bene, quindi solamente con una vittoria riesci a calmare un po' gli animi. Infatti il pareggio sarebbe un risultato che non va bene a nessuno delle due. Vediamo, io vedendo che la Roma comunque riesce a fare il gol, riesce sempre a farli, e che il Milan invece non ci riesce, vedo la Roma un po' avvantaggiata, però non è mai detto ovviamente. Non è mai detto. Il venerdì ci regala poche partite, anzi pochissime, gioca semplicemente il Paris Saint-Germain che vince 2-0 contro il Bastia. Siamo all'80esimo e i gol sono stati di Thiago Silva e Maxwell, entrambi vecchie conoscenze del nostro calcio. Per quello che riguarda le partite invece del sabato, no, guarda, c'è anche l'FA Cup. C'è l'FA Cup, è vero, bravo Moro. Infatti il Liverpool sta perdendo sul campo dell'Exeter, attenzione. Ah, pareggiava 1-1. Adesso 2-1 Exeter, il gol è stato di Holmes dopo il pareggio di Sinclair, quindi questo è l'FA Cup. Per quello che riguarda invece le partite nel nostro campionato, domani alle ore 15 c'è Carpi Udinese, alle 18 Fiorentina Lazio e poi Roma Milan nel big match del Saturday Night 20:45. Si gioca nella Liga, Barcellona Granada alle ore 16, inaugura la giornata di Liga appunto, mentre per quello che riguarda le partite del 18:15 Getafe Betis e Siviglia Athletic Bilbao, ore 20:30 Real Madrid La Corugna, 22:05 Levante Rayo Vallecano. Si giocherà anche nella Liga partite diciamo non tanto da segnalare, però segnaliamo il Lione giocherà in casa col Troy e il Monaco contro l'Ajaccio, e Montpellier Bordeaux è una delle partite più importanti di domani. Per quello che riguarda invece la giornata di domenica, si gioca in Serie A alle ore 12:30 Inter Sassuolo, Atalanta Genoa invece alle ore 15 e poi Bologna-Chievo appunto insieme a Frosinone-Napoli, Torino-Empoli e Verona-Palermo, ore 20:45 Sampdoria-Juventus. In Liga abbiamo Villarreal Sporting Gijón e poi Real Sociedad Valencia, Eibar Espanyol, Las Palmas Malaga e Celta Vigo Athletic Madrid. Intanto grazie Maxi che ci dà delle indicazioni importanti. Facciamo subito il collegamento con la Tana dei Lupi e poi come dicevo in Ligue 1 Lilla, Nizza, Marsiglia, Guingamp, Nantes, Saint-Étienne. Per quello che riguarda la FA Cup, da segnalare Chelsea, Scunthorpe e Tottenham, Leicester, belle partite da seguire sicuramente. Lunedì non ci sono invece dei posticipi, caro Moro, quindi lunedì non si gioca nelle partite importanti, mentre attenzione poi riprenderà la Premier League martedì sera e mentre in Italia si giocherà la Coppa Italia già da martedì, attenzione, anzi no, da mercoledì c'è Milan-Carpi, ecco Milan-Carpi alle ore 21 e poi vediamo anche altre partite questa settimana esclusivamente Milan-Carpi, quindi okay. Si giocherà solo Milan-Carpi, settimana un po' povera di calcio italiano, però appunto serve in preparazione per la prossima giornata di Serie A, dai, vediamola così. Andiamo in pausa, caro Moro, affrontiamo il primo collegamento telefonico con la Tana dei Lupi, Lorenzo Rossi e Valerio Valeri appunto con Roma-Milan, che ricordiamo è la partita del Saturday Night appunto di Serie A. Andiamo ad ascoltarci, lui è un neo singer diciamo così, Jack Garrett, questa è Worry, che sta spopolando nelle varie radio nazionali e internazionali, veramente bravo, lo ritroviamo qua su Radio Roma Futura, lo ritroviamo a Club de Football. Are closed, I can start to feel you staring at me. The right side of my bed has always left me feeling stuck in between.